è ora di dire basta, voi chiedete date certe sulla riapertura. Beh, le certezze sono fondamentali per dare a noi il giusto tempo per poter riaprire. Dobbiamo fare tutti i programmi di sanificazione nelle nostre aziende, ma la cosa più importante è che vogliamo tornare a ripristinare la mise en place nei locali, a rimettere in piedi il bar, rimettere in piedi tutto quello che è l'attività di pubblico esercizio. La nostra società ha bisogno di ottimismo. L'ottimismo deve partire da notizie certe, possibilità di poter investire nel prossimo futuro, nell'immediato per il prossimo futuro, e poi trovare qualche soluzione attraverso un sistema che venga anche segnalato dai governanti. Ha una moratoria bancaria che consenta a noi, perché il ristori di per sé è soltanto un piccolo palliativo. Moratoria bancaria per investimenti almeno 30 anni. Occupazione sullo pubblico gratuito. E poi per ultimo, noi sono 8 mesi che siamo fermi per il principio chi inquina paga, quindi la TARA abolita per tutte le attività di pubblico esercizio. Perché questa manifestazione si svolge in maniera tranquilla, serena, come devono essere tutte le richieste che si fanno al governo o alle istituzioni. Io sono qui per testimoniare la mia vicinanza a tutte queste attività che da troppo tempo non lavorano, non svolgono attività, non guadagnano. È un rischio troppo grosso quello che sta correndo la città di Pescara, perché Pescara è una città che vive di commercio e non può permettersi che le attività rimangano chiuse per troppo tempo. Oggi ci troviamo in una situazione tale per cui si può cominciare a guardare avanti con la riapertura delle attività, con la massima sicurezza, con le massime precauzioni, perché è possibile farlo, ma dobbiamo cominciare a ragionare così, e l'appello al governo che oggi viene da questa piazza è anche il mio appello. Ripartiamo in sicurezza, con tranquillità, con tutte le precauzioni possibili, ma non facciamo in modo che queste attività muoiano, perché se muoiono le attività commerciali nei centri delle città vuol dire che muoiono le città. Fermi con il 90% registrate di perdite di fatturato, il 2020 è andato al 90% di perdita, il 2021 si sta protraendo alla stessa situazione, perché una festa come un matrimonio in modo particolare ha bisogno di una programmazione di 6-12 mesi. Trovandoci oggi al 13 di aprile, non conoscendo protocolli né regole né date di riapertura, tutte le cerimonie del 2021, quindi spostate dal 2020 al 2021, si stanno spostando al 2022, vale a dire, per somma, 2 anni di fermo. Noi siamo collegati a questa linea Horeca, che in pratica è la nostra risorsa. Le aziende forniscono, gli alberghi, diamo la possibilità adesso di dare anche monoporzioni, e con queste monoporzioni, dove sono stati fatti questi investimenti, noi non riusciamo in pratica a distribuirli dovuto alle chiusure di queste strutture, e vogliamo tornare anche noi a lavorare, ecco come si urla in piazza, ormai in tutte le piazze d'Italia. Per questo motivo siamo qui, insomma, vogliamo il lavoro.